buongiorno a tutti. Mese 2, giorno 10 del libro dei 365 respiri, tratto dal libro dei Proverbi, una perla di saggezza al giorno da parte del re Salomone, interpretata da Babbo Mario. Oggi leggeremo Proverbi capitolo 3, versetto 34. Se schernisce gli schernitori, fa grazia agli umili. Giacomo 4, 6, citando lo stesso identico versetto, dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Che lezione, che sfida. La religione, e ripeto, ricordati che mi riferisco a quel sistema di pensiero che, pur professando una certa dipendenza da Dio, allo stesso tempo sostiene di poter accesso alla santità senza di Lui. La religione, dicevo, è diametralmente opposta alla grazia. Perché la religione dà una serie di regole a cui dobbiamo attenerci, applica un sistema di rituali che dobbiamo adottare, detta una legge a cui dobbiamo obbedire, tira fuori una bilancia con cui soppesa il bene e il male che facciamo e riferisce il risultato ad un Dio un po' distratto a cui lo stato delle sue creature non importa assolutamente, basta che gli ubbidiscano. No, un miliardo di volte no, non è il mio Dio. Il mio Dio ha capito prima dell'inizio dei tempi che l'uomo non era in grado di prendere buone decisioni ed applicare un giusto giudizio, quindi ha concepito questo beneficio incredibilmente unico chiamato grazia. E grazie a questo concetto del tutto diverso e rivoluzionario, Cristo offre la via di Dio per la salvezza. L'umile ammette la sua assoluta incapacità di fare qualsiasi cosa per i suoi errori e chiede al Signore di intervenire per suo conto. È allora che Gesù esclama: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E il Padre lo fa. Poi c'è l'altra facciata, la facciata religiosa, il religionista, la facciata orgogliosa e autosufficiente, quella che dice: devo produrre abbastanza buone azioni da superare quelle cattive. Guardami all'opera, Dio. In Luca capitolo 18 Gesù ci racconta la storia di due uomini diversi, un fariseo, sinonimo di religioso, e l'altro un pubblicano, ovvero un esattore delle tasse, un sinonimo di furfante peccatore. La storia dice che tutti e due vanno in chiesa per pregare. Il primo, il tipo religioso, dice a gran voce a se stesso più che a chiunque altro: guardami Signore, guarda come sono bravo, non ho preso cibo perché tu lo notassi, ho fatto delle offerte alla chiesa, ai poveri, sono così diverso dagli altri, giusto, santo, impeccabile, non come questo buono a nulla seduto a fianco a me. L'altro uomo, seduto con gli occhi chiusi, si teneva la testa fra le mani mentre una grossa lacrima luccicante iniziava a rigargli la guancia. Sussurrava un Dio che non riusciva a vedere ma che sapeva essere lì: ti prego Signore, perdonami, ho fatto un gran pasticcio della mia vita, abbi pietà di me. E poi Gesù conclude la storia con queste parole: io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Esatto, ed è proprio nell'atto di cercare di guadagnarsi la salvezza che sta la trappola della religione, la trappola che scatta su quella persona che pensa di non aver bisogno di Dio, quella persona che afferma: faccio il mio meglio per ubbidire ai 10 comandamenti e di certo non ho mai ucciso nessuno, quella persona di non aver fatto niente di peggio di chi gli sta a fianco. Sono questi gli uomini e le donne a cui Dio chiede conto, gli schernitori che lui schernisce. Ma chi si umilia, chi piange nel mezzo del proprio peccato, chi lotta nel cuore del proprio fallimento, chi dichiara: io non posso, Signore, ti prego, aiutami. Quella è la persona che riceve grazia. Quella è la persona a cui Dio concede misericordia, perché diciamo le cose come stanno. Se potessimo guadagnarci la salvezza per le opere della nostra giustizia, Cristo sarebbe morto invano. Perciò l'atto di pentimento di una persona attesta il suo totale fallimento e la sua assoluta fiducia nella croce. E questo è sufficiente per Dio. Oggi il tuo compito è: guarderò alla croce da un nuovo punto di vista. Non le mie opere, ma il suo amore e la sua grazia nel mezzo dei miei errori e dei miei peccati. Grazie Signore. A domani.